oggi, a passato e presente, parliamo di uno dei più grandi imperatori della Roma antica, Adriano. Divenne imperatore nel 117, all'età di 41 anni. Era stata la moglie del suo predecessore Traiano, Plotina, a tramare perché Traiano lo adattasse e lo investisse come imperatore. Adriano fu grande come estimatore della cultura greca, ma fece anche delle imprese militari alquanto discusso. Fu un repressore degli ebrei e delle rivolte ebraiche particolarmente spietato. Di Adriano parliamo oggi col professor Luciano Canfora e con i tre nostri giovani storici. Maria Grazia Cinti, che è una vera e propria adrianologa, e gli altri, che non sono da meno, Manuela Lucchetti e Marco Mercato. Buongiorno. Professore, ci dia un ritratto di Adriano, di quelli che solo lei sa dare. Un grande storico della tarda antichità, che si chiamava Pflom, dice l'enigma Adriano. Può essere definito, alcuni lo definirono, benefattore dell'umanità e al tempo stesso grande criminale. In due parti diverse della sua vita? In abili alternanze. Ah, in alternanza. Direi che dall'inizio alla fine entrambi questi aspetti si intrecciano, alla fine prevale soltanto un cupo aspetto negativo, come spesso succede a chi detiene un potere assoluto. Professore, tiriamo in campo il terzo convitato di questa, che è Marguerite Yourcenar, che ha scritto il celeberrimo libro Memorie di Adriano e che così ha plasmato tutte le conoscenze dei ragazzi che hanno amato quel libro. Normalmente si divide la parte di Adriano regnante in due parti, una prima più positiva che negativa, perché è un imperatore pacifico. Poi lui conosce Antino, un ragazzo di 14 anni, se ne innamora pazzamente, e quando muore Antino, che ha 19 anni, 5 anni dopo, diventa cattivissimo. Regge questo schema alla luce della storia? Lei è una romanziera? No, non regge, ma comunque ha avuto fortuna. Certe volte mi viene di pensare che la Yourcenar abbia messo un po' di Marco Aurelio dentro Adriano. Beh, molto interessante. Perché lo caricandolo pensa? Di pensiero filosofico. Ora, Adriano aveva avuto, dato il suo filellenismo, molta esperienza della filosofia greca, proteggeva anche gli epicurei, come forse diremo. Però rispetto alla serietà, al tormento interiore di Marco Aurelio siamo molto lontani. Però Yourcenar non è una storica professionale, certo, non voleva certo essere tale, ha diviso in due per comodità. Ora la vicenda Antino non è tanto interessante sul piano individuale, affettivo, eccetera, quanto sul piano politico, perché è molto probabile che quella caduta in acqua sia un attentato. Un delitto. Beh, se molti lo pensano, sì, sì, non si potrà mai dimostrare in modo rigoroso, però è abbastanza probabile. E questo indubbiamente suscita una reazione. Perché avrebbero dovuto uccidere il giovane amante di Adriano? Ma ci si poteva aspettare di tutto, compresa una promozione politica di questo giovanotto che magari dava fastidio. Ucciderlo finché era giovane. E poi coltivarlo per il futuro. Nella testa di un despota è difficile penetrare. Vedremo anche questo, ma entriamo nel primo capitolo della nostra storia, la costruzione dei confini del regno. Nel 76 d.C. nasce Publio Elio Adriano, da una ricca famiglia di origine spagnola. A 18 anni entra a far parte di un collegio di giudici. Comincia così la sua carriera politica. A 24 sposa Bibia Sabina, una parente di suo cugino, l'imperatore Traiano. Il matrimonio probabilmente è stato voluto dall'imperatrice Plotina, protettrice politica di Adriano.
101 d.C. Adriano partecipa alla dura campagna militare in Dacia, si distingue per le sue doti di comando e per il suo valore. Alla morte dell'imperatore nel 117, in virtù di un'adozione avvenuta in punto di morte, probabilmente organizzata dall'imperatrice Plotina, Adriano gli succede. Il nuovo imperatore vara un programma di riforme. Vuole alleggerire la posizione degli schiavi e maggiore tolleranza nei confronti dei cristiani. Riforma il processo civile con un editto pretorio, crea una vera e propria burocrazia imperiale, dà spazio e importanza ai nuovi funzionari provenienti dalla classe dei cavalieri. Favorisce la scolarizzazione e l'alfabetizzazione, dona ad Atene una biblioteca e ne potenzia il ginnasio. Siamo al culmine della ellenizzazione del Mediterraneo, tutta la classe dirigente dell'impero è bilingue. Lo stesso Adriano è un grande estimatore della cultura greca, si merita il nomignolo di Greculus e si fa crescere la barba alla maniera greca. In politica estera abbandona l'espansionismo, conduce una politica mirata alla difesa e al consolidamento dei confini. Rinuncia alla conquista traianea della Mesopotamia, considerata indifendibile. Si vanta di riuscire ad ottenere più risultati con la diplomazia che con le armi, ma riforma comunque l'esercito per renderlo più forte e disciplinato. Dal 121 Adriano si dedica a viaggi in tutto l'impero, dalla Gallia alla Britannia, poi la Germania, la Spagna e la Mauritania. Vuole verificare le esigenze delle sue popolazioni e rendere più efficiente il sistema di difesa. La sua passione per i viaggi era tale che tutto quello che aveva letto sulle diverse regioni del mondo lo volle vedere di persona. Beh, descritto così sembra uno soltanto buono. Poi le chiederò, professore, siccome lei ha detto che c'è stata un'alternanza in tutti i periodi della sua vita, quali sono in questa prima fase le pagine buie. Ma questo glielo chiedo dopo, prima do la parola alla nostra adrianologa Maria Grazia Cinti. Sì, io volevo fare una riflessione su questa presenza costante di Adriano lungo i confini, lungo il limes dell'impero, perché lui appunto ha questa voglia di parlare con la gente di là, quindi si rapporta proprio con le popolazioni ai confini e cerca appunto di tenere buono il confine, terminando l'espansionismo che era stato fino al suo predecessore. Il contrario farà poi Settimio Severo, cioè Settimio Severo partirà per i viaggi e farà sentire forte la sua presenza a Roma costruendo edifici, no? Invece Adriano parte per far sentire forte la sua presenza lungo il confine dell'impero. Ma in realtà questo è vero in parte. Traiano, che era stato un po' il suo modello, no? Era figlio di un cugino di Traiano, no? Adriano. Ha seguito Traiano nelle campagne daciche, nella prima e nella seconda. Si è mostrato un bravo guerriero, ha avuto anche dei premi, è stato console nel 108. Però ha concepito, ha percepito la crisi possibile e quindi ha ritenuto che per esempio le tre province, Mesopotamia, Assiria, Armenia, nuove a est, fossero insostenibili, cedendo ai parti uno spazio che Traiano aveva sottratto. Proteggere il limes rispetto alla Caledonia, nel parlo della Britannia, era anche una mossa molto intelligente perché il ribellismo dei britanni era endemico. Allora o si completava la conquista della Britannia, come dice Gibbon quando parla di queste cose all'inizio del suo grandissimo libro. Oppure tanto vale proteggersi. Oppure e nel punto più stretto dove i due cosiddetti fiordi, no, si avvicinano, fare uno sbarramento. Però il vero disegno suo, e questo è molto intelligente, era, e lo realizzò, di reclutare le truppe nelle varie province. Cioè precorre un esercito stanziale sostanzialmente. Questo ha un vantaggio
perché i soldati sono legati all'ambiente loro di provenienza, e ha uno svantaggio perché anticipa quella situazione di potenziale decentramento che si verificherà alquanto tempo dopo. Professore, ma prima di Adriano, questa concezione che rende compatto l'impero c'era mai stata? Ha degli antesignani Adriano? In certo senso sì, perché dopo Teutoburgo Augusto ha preso atto dell'impossibilità, con quella clamorosa sconfitta di Augusto, cioè una trappola dove Varo andò a finire, perse un sacco di uomini. Ridammi le mie legioni, pianse. Sì, giustamente, non era un uomo emotivo, però aveva motivo in quel caso di soffrire parecchio. Potremmo dire che rispetto a Cesare, Augusto ha un atteggiamento analogo a quello di Adriano rispetto a Traiano. È un esteriore paragone, ma regge in parte, no? L'assestamento, la consapevolezza del confine. Adesso le faccio vedere un filmato sulla cosa per cui tutti conoscono Adriano, anche quelli che non hanno letto il libro della Iorsenari, Il Vallo di Adriano. L'impero si estende dai deserti dell'Africa fino all'Atlantico del Nord. La Britannia è l'avamposto più a nord di Roma. E anche lì viene eretto un muro che separa l'impero dai barbari, come vengono chiamati tutti i non romani. È il Vallo di Adriano. L'immensa fortificazione si estende dal mare d'Irlanda fino alle spiagge del mare del Nord, per più di 120 chilometri tra i prati deserti della Britannia settentrionale. Ecco uno dei 15 forti nei quali venivano dispiegati fino a 12.000 uomini di un'armata romana. A questi dobbiamo aggiungere 158 torri, 80 porte fortificate e centinaia di chilometri di strada. L'imperatore del mondo allora conosciuto temeva forse i guerrieri delle Highlands? Emanuela Lucchetti. Dunque, abbiamo capito che ciò che Traiano conquistò, Adriano cercò di consolidare, di stabilizzare. In Dacia sì, in Mesopotamia no. In Mesopotamia no, perché diciamo fu sacrificata. Ma questo suo concentrarsi sui confini, questi continui viaggi di cui parlavamo prima, però hanno creato anche una sorta di scollamento tra l'imperatore e il suo centro e la sua popolazione di Roma, diciamo, il centro dell'impero. Quindi in un certo senso lui fu anche mal visto dalla popolazione. Mal visto dalla popolazione dipende. Perché però è vero quello che dice Emanuele Lucchetti, che a furia di viaggiare, io non esagererei tanto sul fatto del viaggiare, perché l'uomo aveva... Non sia troppo tenero con Adriano, severo come lo è stato con Augusto. Una capacità di costruire un assetto burocratico, questa era una delle sue fondamentali istanze. Si dice giustamente che l'assetto da lui creato dura fino al tempo di Costantino. Deprime l'Italia, questo sì. E infatti l'Italia viene divisa da lui in quattro regioni affidate a dei consolari, quindi nella storia lunghissima dell'impero la fase adrianea innalza le province e abbassa l'Italia. E il che è anche lungimirante se noi pensiamo che l'impero ha un'estensione che pone prima o poi all'ordine del giorno la questione dei diritti, del diritto di cittadinanza, no? Che poi Caracalla risolverà. È a suo modo, si può dire, che un inventore, un precursore dell'Europa? A suo modo, lo so che sono tutte cose che si può dire tutto. Dice tutto lei. Si può dire. Per fortuna all'epoca dell'Europa faceva parte anche il Nord Africa, potremmo dire. Questo sì, infatti il viaggio in Mauritania è importante. Ma Europa sì. Cioè allarga comunque la visione rendendola più compatta. Qual è la grandezza di Adriano? A questo punto potremmo dire la estensione alle province di un'attenzione da parte del centro che prima non c'era. E questo è diventa importante come il centro. Il centro viene depresso e questo però sul tempo lungo può avere delle conseguenze. La decadenza dell'Italia comincia di lì, fra l'altro.
Per quel che riguarda l'assetto militare, mi pare importante la sua attenzione a come reclutare le regioni e le legioni. Questo è un fatto primario. Il fatto che dopo secoli dia delle conseguenze non positive non poteva essere da lui previsto, naturalmente nessun politico prevede su tempi lunghissimi. No, ma non solo, poi bisogna calcolare anche i secoli e mezzo, che sono ben tre. C'è la crisi del terzo secolo, certo, terrificante, dalla quale l'impero si riprende soltanto con Aureliano. Scusi, le faccio la domanda, io mi permetto a ogni trasmissione di fare una domanda che non si dovrebbe mai fare. Ma se invece di avere un grande imperatore come Adriano, con la visione che lei ci ha efficacemente descritto, ci fosse stato un imperatore normale, semplicemente che continuava a fare quello che avevano fatto i suoi predecessori, sarebbe cambiata la storia? Cioè, cosa sarebbe potuto accadere di diverso? Dunque, intanto obietterei che il reclutamento al vertice, sì, era un reclutamento molto soppesato e vagliato. Certo, veniva fatto con adozione. Estremamente difficile, certo, che si trovasse al vertice una persona inetta. Questo è, anche gli imperatori sono stati maltrattati, Claudio per esempio, sì, gli si dà dello stupido. Anche Gibbon gli dà un po' dello stupido nelle pagine iniziali del suo libro. Era invece un uomo di grande capacità. La Britannia è entrata nella Romanità grazie a lui. Il meccanismo dell'adozione, cioè per cui quello che arriva dopo è stato adottato, dopo uno, fa ricadere le responsabilità sul predecessore. Ed è un'esperienza remota nel tempo. Si dice di solito che è del secondo secolo degli Antonini. Non è del tutto vero. A parte che Adriano era un parente di Traiano, ma Augusto ha adottato come suo figlio, come proprio figlio Tiberio, e ne ha fatto il suo successore. Quindi il meccanismo dell'adozione, fuori della stretta discendenza familiare verticale, comincia molto presto. Certo è che ha più fortuna nel successore del successore che nel successore. Adesso faccio un bisticcio. Povero Antonino Pio? Antonino Pio, Però non è... diversamente dal suo predecessore e adottante, è rimasto sempre in Italia e a Roma. Quindi ha perso un pochino il polso, diciamo, delle province. Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio. Ecco. Marco Aurelio è un altro gigante. Marco Aurelio è un personaggio straordinariamente interessante che ha il senso della decadenza. Se uno legge... Tanto la inviteremo, professore, a fare una puntata apposta, perché Marco Aurelio non può mancare da passato e presente. Entriamo adesso nel secondo capitolo, l'architettura dell'imperatore. Adriano è appassionato di arte e cultura, scrive poesie, è un mecenate generoso. Ma la sua vera passione è l'architettura. Il Pantheon di Roma è considerato il manifesto del suo talento e la sintesi dei suoi gusti. Adriano lo ristruttura completamente, potrebbe scrivere il suo nome sul frontone e invece lascia quello del primo costruttore Agrippa, amico e genero di Augusto. Un segno di modestia e rispetto. Su tutto ciò che costruì, un numero infinito di monumenti. Da nessuna parte scrisse il suo nome, se non sul Tempio di Traiano, suo padre adottivo. A Roma c'è anche il suo mausoleo, Castel Sant'Angelo, il Ponte Elio e il Tempio di Venere, il più grande dell'antica Roma. Ad Adriano si devono anche la biblioteca, il ginnasio, il Tempio di Giove Olimpio ad Atene e molte altre costruzioni in diverse città dell'impero. I viaggi lo ispirano nella costruzione della sua residenza, Villa Adriana. Fece costruire una sfarzosa villa a Tivoli. Tre sollecitazioni per lei, professore. Marco Mercato. Allora, Adriano è una persona estremamente colta e il suo legame con il mondo greco e poi anche orientale è fortissimo. Si può dire quasi che la villa che fa costruire, quella che abbiamo appena visto, è quasi una sorta di proiezione mentale in un certo qual modo. C'è
in quei 120 ettari che era diciamo, l'estensione di questa villa, c'era un teatro, c'erano delle biblioteche. Oltretutto lui ha sempre detto di governare in latino ma di pensare in greco. Emanuela Lucchetti? Oltre a tra tutte queste opere, nonostante l'Italia venga depressa dalla politica estera adrianea, sceglie Roma per costruire, per far edificare il suo mausoleo a partire dal 130 d.C., l'Adrianeum, oggi meglio noto come Castel Sant'Angelo, comunque il mausoleo di Adriano, venne poi concluso sotto il suo successore Antonino Pio. Comunque un segno di visibilità, un segno di magnificenza nel centro del suo impero. Maria Grazia Cinti. Dal punto di vista dell'amore per la cultura greca, come abbiamo visto, Adriano si può considerare un successore di Nerone e un predecessore di Marco Aurelio? Solamente sotto quel punto di vista. Professore, ricordiamoci che lei si è impegnata a dirci le pagine oscure della... Se sollecitato... Qua stiamo facendo un monumento... Se sollecitato lo farò volentieri. La sollecito io. Dunque, no, arrivo subito prima... a questi quesiti. Dal tempo, diciamo, di Cicerone, di Cesare, di Ottaviano, ma forse già di Silla, la cultura romana nei ceti alti è bilingue, quindi non c'è da stupirsi del fatto che lui avesse questa padronanza e addirittura predilezione per la cultura greca. No? Cioè non c'è una particolare predilezione per ma la cultura? È molto ostentata da lui. Certo, Traiano era meno dedito a tutto questo, era un grande militare. Più rozzo. Non lo insultiamo così gratuitamente, diciamo che ha dato il meglio di sé in altre attività. Però in Adriano c'è questa ostentazione. Poi dipende anche dai resti che ha lasciato della sua attività, questa gigantesca villa un po' kitsch, no? di Tivoli, in cui riproduce monumenti che stanno altrove. È un modo per dire io sono un filelleno assoluto. Quindi insomma questa dedizione a una cultura ritenuta superiore è un fatto assodato, consolidato e diffuso, peraltro ricambiato, no? Elio Aristide qualche decennio dopo dedica a Roma quell'atto di omaggio servile che fece scrivere alla grandissima Simone Weil, che noi conosciamo la storia romana attraverso i romani medesimi e i greci loro servitori, con un tocco polemico niente male. Plutarco lo sapeva, Plutarco ha scritto Vite parallele per far capire che noi greci e romani comandiamo l'impero, però noi greci in posizione subalterna. Ecco, certo. Questo è un po' lo stato delle cose. Si ricordi, perché adesso se no mi accusa di non averla sollecitata, le pagine oscure di Adriano. Sarò piuttosto schematico, ma spero di non trascurare nulla. Partiamo dall'inizio. Il suo legame con Plotina, Pompeia Plotina, moglie di Traiano, che... Ed era la donna che lo aveva scelto, che lo ha aiutato molto fino a creare, pare, questo lo racconta la vita Adriani nella storia Augusta, che comunque è una vita importante, fondata su Mario Massimo, quindi non è una gossip come alcune vite delle storie Augusta, prospetta come possibile la finzione, Plotina si procura un finto Traiano morente, prende un altro e gli fa fare questa parte, e questo finto Traiano morente designa Adriano. Magnifica. Questa vero? È una scena che bella. Abbastanza sintomatica. Del resto il grandissimo Ronald Syme nel suo libro memorabile su Tacito ha costruito sapientemente un'analogia fortissima. Livia, moglie di Augusto, che propizia la successione di Tiberio, Plotina, moglie di Traiano, che propizia la successione di Adriano. E anzi, Syme suggerisce che Tacito, nel raccontare tutto questo... Ma perché è una pagina oscura questa? Momento, ci arriviamo. Nel raccontare tutto questo,
addirittura suggerisce che Tacito sta parlando di Traiano e Adriano mentre racconta Augusto e Tiberio. Secondo me è una penetrante, certo, osservazione. Un modo di criticare la successione attuale, insomma, del suo tempo, parlando di una del che passato. Che Adriano puntasse al potere da molto presto si può facilmente immaginare e documentare. È nota una scena piuttosto buffa, quando muore Nerva, che era colui che si era associato Traiano all'impero, siamo nell'agosto direi del 98, Adriano corre da Traiano per essere il primo a dargli la notizia che è morto Nerva e che quindi Traiano diventa l'unico imperatore. Vuole arrivare primo perché questo è un elemento forte di prestigio presso di lui. Quando a sua volta assume il potere, si trova in Siria in quel momento, viene acclamato dai soldati e va benissimo, non è la prima volta. Scrive al Senato una lettera in cui dice: scusatemi, non ho fatto a tempo ad avere da voi l'avallo, ma me lo date lo stesso. A quel punto c'è un primo momento di ferocia, e cioè una serie di generali di Traiano che non condividevano affatto la liquidazione delle conquiste a Oriente vengono fatti fuori con una presunta congiura da loro organizzata, la cosiddetta congiura dei consolari. Adriano ne è certamente consapevole, ma nelle sue memorie, di cui abbiamo frammenti, non quelli della Jus Senar, ma quelli veri, dice fu tutta colpa del Senato. Questo direi che naturalmente è poco credibile. Poi possiamo proseguire. La pagina veramente allucinante del governo di Adriano è la repressione degli ebrei. Esatto, perché questo è il punto tremendo della sua vicenda e credo anche il momento poi di svolta personale, caratteriale. È una guerra durissima. Come la spiega lei? Come la spiega questa accanimento particolare? Ribellioni ebraiche c'erano state già nell'ultimo tempo di Traiano. Lo storico Appiano, che era un antisemita fastidioso, un frammento che è conservato, dice di essersene andato da Alessandria per colpa degli ebrei sempre in rivolta e racconta appunto il momento in cui Traiano ha sedato ribellioni in Giudea. Adriano provoca gli ebrei perché la fondazione di Elia Capitolina e la decisione di costruire il Tempio di Giove dove c'era il Tempio distrutto da Tito, altro benefattore del genere umano a senso unico, è vero, è la causa scatenante di una ribellione eroica capeggiata Di fatto sopprime Gerusalemme. Ma massacra centinaia di migliaia di uomini, quasi mezzo milione di uomini, con l'obbligo per gli ebrei di non tornare più a Gerusalemme, di vederla solo da lontano. Quindi è uno scatto feroce di distruzione di una realtà che egli considerava evidentemente irriducibile. Perché lo fa? Perché ritiene irriducibile quel mondo al predominio greco-romano della cultura ellenistica. Come dire, è vero, è un mondo irriducibile alla soggezione che gli voleva imporre. Però i suoi predecessori dimostrano che si poteva convivere con quella irriducibilità, cioè avendo periodicamente degli scontri. Pompeo aveva violato il Tempio. Sì. E gli ebrei, giustamente, oserei dire, appoggiarono Cesare nel 48-47 durante la guerra di Alessandria, lo salvarono dall'assedio nel Palazzo Reale di Alessandria. La dinastia Flavia ha fatto quel che ha fatto, Giuseppe Flavio ha raccontato in maniera straordinaria. Fra l'altro Giuseppe è l'unico che ha descritto in modo completo tutta la processione del trionfo di un imperatore romano. Ed è il trionfo sugli ebrei. Tra i trofei si porta la legge ebraica. Quindi è pagine importantissime. Per quel che riguarda l'epoca antonina, Traiano prima e Adriano poi, è la resa dei conti.
dopo questo massacro... Era quasi inevitabile quella resa dei conti. Resa dei conti per un potere che si proclama tollerante verso tutti, tranne che verso gli ebrei. Chiarissimo. E allora entriamo nel terzo capitolo, che è quello della morte dell'imperatore. Quando sente avvicinarsi il momento della sua morte, Adriano organizza con cura la sua successione, addirittura per due generazioni. Adotta Antonino Pio e gli fa adottare, a sua volta, Lucio Vero e Marco Aurelio. Poi prende congedo dal mondo con questa poesia. Animula, vagula, blandula, hospes comesque corporis, quae nunca bibis in loca pallidula, rigida, nudula, nec ut soles dabis iocos. Un istante ancora. Guardiamo insieme le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai più. Cerchiamo di entrare nella morte ad occhi aperti. Maria Grazia Cinti. Ma professore, possiamo dire che il cambiamento di Adriano da uomo pacifico qual era a uomo un po' più combattente sia dovuto anche alla rivolta in Giudea, alla terza guerra giudaica? Aspetti a rispondere, Emanuela Lucchetti. Ma evitando il discorso del cambiamento caratteriale, per passare invece alla morte, e abbiamo visto nel filmato Albertazzi interpretare Adriano, non c'è lo stesso spessore filosofico che poi ci sarà con Marco Aurelio. Però in Adriano c'è sempre una tensione verso la poesia, verso l'arte. Lui forse voleva sentirsi più illuminato di quanto non fosse, e questa gravità, se non come quella di Marco Aurelio, la ritroviamo anche nell'epitaffio che lui pronunciò in punto di morte riguardo la sua anima pellegrina e che troviamo sempre nel mausoleo di Adriano. Grazie, Emanuele Lucchetti. Una piccola riflessione sulla terza guerra giudaica. In sostanza Adriano riesce dove per esempio Tito aveva tra virgolette fallito, perché in sostanza il tempio era distrutto, però gli ebrei erano ancora lì e tornarono a ribellarsi. Con la costruzione di Elia Capitolina e con la profanazione, poi con la costruzione del tempio di Giove sui luoghi sacri, in un certo qual modo ha profanato un territorio, sì, un territorio con cui gli ebrei avevano un rapporto quasi viscerale. Ecco. Che è come dire che Hitler riesce laddove gli antisemiti, i suoi predecessori, si parla di questo tipo di riuscita. Ma intanto sì, sarebbe ben curioso dire che è colpa della rivolta ebraica il fatto che lui è diventato un cattivo soggetto. Io direi che in quanto cattivo soggetto ha avuto quel tipo di reazione repressiva e violenta ai danni di una popolazione che tanto aveva sofferto da secoli. Finalmente viene fuori la decisa parte critica nei confronti sì, di Adriano. Ma per la successione, sulla quale ci siamo soffermati con un po' di tenerezza iursenariana, è vero, lui prima di procedere a quelle due designazioni che abbiamo detto fa ammazzare un paio di persone, uno dei quali si chiamava Salinatore, perché voleva eliminare dei possibili aspiranti al trono che gli potevano essere imposti. Ed ecco una seconda Una paginetta condanna. Niente male. Poi individua Ceionio, ma quello gli premuore. Gli premuore il primo di gennaio praticamente del 138, quindi di pochi mesi. E questa non è una colpa, ma questo lo induce a fare quell'operazione, diciamo, lungimirante di prenotarne due. Perché lui poteva succedere che anche Antonino Pio morisse. Perché era anzianotto quando a questo punto... è salito al trono. L'osservazione che ha fatto Mercato mi passa una bella analogia storica che è stata poi resa ancora più esplicita.
ed è un lato che spesso nella storiografia rimane ai margini. Invece quel bel libro di Goodman, Roma e Gerusalemme, mette bene in luce la centralità del contrasto impero-ebraismo. L'altra questione che potrebbe essere ora rievocata? No, riguardo la differenza di spessore tra, spessore tra Adriano e Marco Aurelio. Commuoversi per quella poesiola, sì, ridicola sull'animula blandula, eccetera, può essere anche legittimo, per carità, solo che è una cosetta di un dilettante che vuole dimostrare di essere anche ispirato dalla musa e quindi di essere un poeta. Il professor Canfora qui sta dando una frustata a Marguerite Yourcenar, posso dirlo? Lo sì, traduciamo, perché così qualcuno non ha letto proprio ieri che sera. Che ha avuto una indebita fortuna, secondo me. Fra l'altro ebbe una strana storia, non so se ha il senso di evocarla, che cioè in una prima stesura era talmente colma di errori di fatto che Evaristo Breccia, grande nostro studioso di storia antica, romana, archeologo, eccetera, ne fece una recensione micidiale, al che l'autrice, con l'aiuto della Lidia Storoni Mazzolani, cancellò un sacco di errori che aveva fatto. Dopodiché nacque la seconda stesura, che è quella che noi leggiamo con simpatia o con fastidio a secondo dei gusti. Magnifico, professore. Mi permetta di complimentarmi, perché come sempre ci ha fatto un racconto esauriente, ma anche saporito. Io sarei tentato da non chiederle i libri da leggere, nell'attesa che lei scriva una monografia su Adriano, ci basta quella. Però, siccome ci abbiamo del tempo da occuparci, io non so se lei la sta già scrivendo, ci dica come occupare quel tempo intermedio. È uscito un libro di Yves Roman, uno storico francese, su Adriano, che qualcuno, qualche recensore ha definito il contraltare rispetto a Yourcenar, nel senso che è coi piedi per terra, quindi un libro serio. L'altro libro, l'ho citato prima, che mi pare giusto Goodman. Mettere, è Goodman, e l'altro è Saim, il Tacitus di Saim. E poi, perché non leggere La vita Adriani delle Storie Augusta, che è ottima. Grazie al professor Canfora. Grazie a Maria Grazia Cinti, a Emanuela Lucchetti. Grazie. E a Marco Mercato, per andare alle conclusioni. Luciano Canfora ci ha avvertito: dal punto di vista storico, prendete con le molle il libro di Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano. Ed è vero, è un libro di una romanziera, non di una storica. Il libro è diviso in 6 parti, ma nell'ultima racconta una storia vera, o almeno una storia di cui esiste documentazione anche in altri libri coevi, più o meno, della vita di Adriano. Ed è che nell'ultimo periodo della sua esistenza Adriano soffrì di una terribile depressione e meditò il suicidio. Gli cresceva questo desiderio di suicidarsi e si rivolgeva continuamente al suo medico Giolla perché gli preparasse una pozione per uccidersi immediatamente. Giolla consentì, ma al momento di preparargli questa pozione si suicidò egli stesso per non dargliela. Colpito da questo gesto di Giolla, Adriano capì quanto le persone che lo circondavano gli volevano bene, gli stavano vicini, non per interesse ma per vero affetto, e decise di vivere ancora molti mesi di vita dedicandosi interamente a loro.